Buonasera e benvenuti a questa puntata di Quark a scuola. Ospite in studio un autorevole esperto di fisica, signor Archimede, che ci parlerà per le sue scoperte importantissime. Allora, signora Archimede, lei ha detto datemi una leva e vi solleverò il mondo. Cosa voleva dire con questa frase? Le leve sono macchine semplici che amplificano le forze. Sono applicate in tutti i settori e se applicate all'uomo consentono di migliorarne l'efficienza e prevenire le malattie fisiche. Vediamo subito il primo filmato che mette in evidenza le leve di primo genere. Consideriamo una leva di primo genere con un punto di appoggio fulcro al centro del braccio di leva e con la potenza applicata da un lato e la resistenza dall'altro lato. È una leva in equilibrio, come l'equilibrio è la nostra testa sul collo, tenuta in posizione da un complesso muscolare molto articolato. Possiamo vedere degli esercizi nei quali la testa viene spostata in diverse direzioni, con flessioni, torsioni e circonduzioni che servono a migliorare l'efficienza muscolare e la mobilità articolare delle vertebre cervicali. Eseguendo in maniera corretta e con costanza questi movimenti è possibile prevenire l'insorgenza di cervicali e torcicollo, ci si può rilassare quando si è sotto stress. Pensa, signor Archimede? Ben detto, il video è stato chiarissimo, ma a me piace molto anche il concetto della leva di secondo genere. Allora vediamo un breve filmato che ci dimostra come una leva di secondo genere può essere molto utile. Nella leva di secondo genere il fulcro si trova in estremità, la resistenza al centro e la potenza all'altra estremità. Un esempio di leva di secondo genere è l'articolazione del piede, in cui il fulcro è l'avampiede. Per la resistenza, il peso del corpo che incide sulla caviglia e la potenza è rappresentata dai muscoli del polpaccio. È un elemento meccanico importante per diversi motivi. Quando camminiamo, corriamo, saliamo le scale e usiamo bene l'articolazione della caviglia, rinforziamo notevolmente la muscolatura che ci tiene in piedi e che, se ben esercitata, ci terrà in piedi in modo ottimale per tutta la vita. E anche da anziani potremo fare belle passeggiate senza difficoltà. Inoltre il piede svolge un'importante funzione di pompa per la circolazione del sangue e ritorno venoso e il suo continuo esercizio aiuta a prevenire problemi cardiovascolari e circolatori che potrebbero diventare seri e pericolosi in futuro. Non dimentichiamo mai quindi l'importanza dei nostri piedi e non li trascuriamo mai facendo passeggiate e molto molto movimento. Allora, due leve staremo tutti bene? No, due leve non bastano. C'è quella di terzo genere che completa il tutto. Quando la potenza è tra fulcro e resistenza, la leva è impegnativa, ma dà grandi risultati. Vedrete. Allora, osserviamo il prossimo servizio con attenzione. La leva di terzo genere consente movimenti molto ampi e stabili col punto di appoggio sul tronco. Sollevare pesi, lanciare, calciare e fare esercizi acrobatici sono azioni che in un corpo allenato possono fare la differenza nello sport. La leva di terzo genere è la più utilizzata. Un esempio è il tiro al canestro, dove solo nella parte del braccio sono presenti in successione 23 leve di terzo genere. Tutti i giovani devono praticare sport in maniera costante per allenare al meglio il loro corpo, per migliorare la capacità di confrontarsi con gli altri in modo allegro e salutare e mantenere la salute del corpo il più a lungo possibile. Praticare sport è fondamentale per migliorare aspetti morali, sociali, fisici e psicologici, fondamentali nella vita di tutti i giorni. Quindi le leve sono il segreto del benessere? A prima vista sembrerebbero solo semplici applicazioni fisiche, invece sono il segreto dell'eterna giovinezza, se utilizzate con il metodo corretto. Ma ci sono solo le leve? Io ho cominciato da quelle. Poi altri dopo di me si sono cimentati a scoprire leggi della fisica applicabili al movimento. Un ottimo scienziato è stato Newton con le sue tre leggi. A questo proposito vediamo un video su Newton che ci spiega le sue leggi. La prima legge recita: un corpo mantiene i propri stati di quiete o di moto rettilineo uniforme finché una forza non agisce su di esso.
Se un corpo è fermo, rimane fermo, ma sappiamo che la sedentarietà non giova molto al nostro corpo. Se un corpo si muoverà sempre, finché forze contrarie non varieranno il suo moto. L'esempio è quello di un monopattino che rallenta per attrito delle ruote al suolo, attrito dell'aria e peso dei componenti. E rallenterà ancora più velocemente quanto più la sua traiettoria sarà curva. La seconda legge dice che l'accelerazione è nella direzione della forza ed è proporzionale alla sua grandezza ed è inversamente proporzionale alla sua massa. Se spingiamo in un corpo, questo subirà un'accelerazione nella stessa direzione in cui applichiamo la forza, aumentandone la velocità e diminuisce quanta più è la massa del corpo che spostiamo. La terza legge recita: ad ogni azione corrisponde una reazione uguale o contraria. Un atleta quando corre fornisce una spinta con il piede, che avrà a sua volta anche una determinata quantità di moto, affinché questa quantità di moto venga conservata. Il corpo dovrà muoversi in direzione opposta fino a pareggiare la spinta. In questo modo l'atleta si muoverà in avanti. Si conclude questa puntata di Quark a scuola. Oggi abbiamo imparato quanto sia importante la fisica nel corpo umano. Applicare le leggi fisiche vuol dire migliorare le capacità di movimento, avere risultati migliori con minore sforzo, prevenire traumi e malattie e stare sempre in salute. Appuntamento alla prossima serata. Buonasera.